Ciao, io sono Marco, mi sono avvicinato alla fotografia praticamente da bambino, grazie diciamo, a una passione già in famiglia, appunto, per quanto riguarda il mondo delle immagini in generale. La mia esperienza formativa, diciamo, è da autodidatta, nel senso che quello che riesco a fare oggi l'ho scoperto da solo, bruciando rullini, bruciando immagini, girando molto a piedi, quindi fotografando tutto quello che comunque mi poteva colpire, tornando più volte sullo stesso posto. Provando e riprovando le varie, diciamo, le varie nozioni tecniche che potevo, diciamo, imparare. Mi sono formato così, ecco. Allora, per quanto riguarda la mia attrezzatura, io utilizzo sia un corpo analogico che un corpo digitale. Utilizzo una Olympus M1 e una Canon 50D, anche se principalmente quando vado in giro, diciamo, non porto sempre con me una macchina fotografica, nel senso che curo molto, diciamo, l'occhio. Per curare l'occhio devo prima di tutto osservare attentamente senza comunque pormi la prerogativa di portare a casa lo scatto. Di conseguenza mi alleno in questo senso da sempre, in modo tale che comunque riesco magari a costruire immagini che non scadano comunque nel banale. Di conseguenza comunque tutti i miei investimenti, la maggior parte dei miei investimenti nel campo fotografico sono principalmente nei trasporti, nel senso che appunto tra benzine, treni, pullman, giro tantissimo e niente, appunto curo l'occhio, anche perché se non avessi comunque sviluppato o cercato di sviluppare il mio occhio, magari potrei anche aver investito migliaia di euro in attrezzature, corpi macchina, però magari costruire delle immagini banali a quel punto non mi servirebbe a niente. Allora, le mie immagini hanno in comune che tutte, non hanno, cioè, nessuna di queste ha un titolo, nel senso che preferisco magari lasciare la libera interpretazione all'osservatore. La definizione di fotografia come rappresentazione pura della realtà mi sta molto stretta, dico io, ma dice soprattutto Mimmo Iodice, che è, diciamo, il mio mentore artistico. Di conseguenza cerco comunque di sperimentare il più possibile, ma oltre a sperimentare cerco anche di magari trasformare la realtà, no? Quindi andare contro determinate regole, appunto con espedienti, come dicevo prima, tecnici, ma anche proprio a livello compositivo. Tutte le mie fotografie sono un ritaglio di un contesto molto più ampio, in cui cerco comunque di ricreare una realtà o isolare un dettaglio di una realtà molto più ampia. Non riuscirei a vedere la fotografia a colori, ma non per una questione di integralismo, a parte che comunque sono leggermente daltonico, quindi vedere a colori mi è complicato ogni tanto, non so mai cosa viene fuori, no? A parte questo, non ho un sentimento se non quello di fare tutto con passione, con amore, soprattutto mantenendo un profilo molto umile, basso, ma basso non nel senso che comunque non reputo i miei lavori magari all'altezza, ma perché cerco sempre di dare di più, cioè non sono mai realmente soddisfatto di quello che porto a casa. Ed è questo magari un sentimento abbastanza pesante da sopportare, che comunque mi spinge a tornare più volte sullo stesso luogo per cercare di dare il meglio. Allora, per quanto riguarda i soggetti, sono diversi, non ce n'è uno preferito. Il soggetto cambia a seconda di quello che ho nella testa, a seconda del mio umore. Negli ultimi anni mi sto concentrando molto sul paesaggio, sto proprio facendo una ricerca sul paesaggio, che possa essere mare, possono essere le campagne, può essere il paesaggio urbano. Lo cerco soprattutto come concetto che magari non esiste, però dico lo stesso, è l'anticartolina, nel senso che cerco comunque di rappresentare un luogo, cerco di renderlo bello, anche se poi magari bello non è, o comunque magari adesso mi impappino con le parole, però cerco di appunto rappresentare questo logo in maniera un po' più complicata, magari un luogo molto bello. Però cerco di renderlo bello secondo poi quelle che sono le mie linee guida, no? Quindi magari una mareggiata, una lunga esposizione, il mare con la nebbia, ecco. La mia ricerca adesso è questa qui principalmente. Mi sono concentrato magari sulla natura, che è sempre sincera. Ma messaggi, diciamo, non sono, diciamo, no, bravissimo a lanciarne. Spero soltanto che riescano sempre a capire e interpretare al meglio la luce, che riescano comunque, se già non lo fanno ovviamente, a vedere la fotografia non solo come un'esplosione di tecnica e saccenza, ma anche come un mezzo molto introspettivo in cui poter dire la propria,
anche molto facilmente, no? Molto più facile di altre forme di comunicazione che possono essere la scrittura, il disegno. Quindi mi auguro che mantenga sempre un profilo molto popolare, che riesca a far esprimere tutti quanti al meglio. Ecco, sarebbe sicuramente un mondo migliore con meno immagini in giro, ma sicuramente di una qualità maggiore, no?